ci ospita nell'ambito della programmazione di Basso di Scienze Forensi. Un sentito ringraziamento anche agli altri relatori, a Luca Capezzani, al professor Ceci, gli altri che verranno, al professor Francesco Bruno, al professor Pisano e all'avvocato Tannullo. Mi preme soprattutto ringraziare il professor Bruno per avermi accompagnato in questi anni nella ricerca di quei principi che possano portare ad una giustizia che sia una giustizia che fuoriesca sempre più dal ristretto perimetro delle aule giudiziarie. Parimenti mi sia consentito ringraziare anche il professor Pisano, che sta arrivando da Firenze, per l'esempio che mi dà giornalmente nell'ambito della vita accademica che con lui condivido, l'esempio che mi dà nella ricerca continua della tutela della dignità umana, dell'umano vivere. Nel voler presentare il mio testo sul conflitto, la prima cosa che mi preme trasmettervi è: perché un volume sul conflitto? Indubbiamente siamo in un contesto storico, sociale, in cui tutti ci sentiamo membri, sembriamo essere membri di una sola comunità. In realtà siamo tutti più soli, in realtà questa tecnologia che sembra farci sentire tutti più vicini, in realtà ci sta lasciando tutti più soli. E in questo essere soli, le ragioni di ostilità, le ragioni di conflitto, le ragioni di contrasto aumentano esponenzialmente. Ecco allora la ricerca di una soluzione delle ragioni di contrasto. E la soluzione non può essere ricercata nelle aule di giustizia. Perché? Perché molto spesso giustizia, mi rivolgo anche agli operatori del diritto che sono in sala, molto spesso giustizia oggi è un termine vuoto, è un termine privo di contenuto, è un termine che sembra irrispettoso dei diritti del singolo. Ecco allora che alla ricerca di un nuovo umanesimo è fondamentale percorrere nuove strade, percorrere nuove vie che permettano una migliore soluzione delle dinamiche conflittuali. Dicevamo prima con Liuba e con Alessandro, il testo rivisita un po' la nozione di conflitto, il termine conflitto. Cosa intendiamo noi per conflitto? Conflitto ci dà l'idea dello scontro, conflitto ci dà l'idea del battere insieme, dell'urtare. Cos'è il conflitto nella vita di tutti i giorni? Il conflitto altro non è che il contrasto che sorge tra più individui o individui e la collettività nel suo complesso nel raggiungimento di un determinato obiettivo, nel raggiungimento di un determinato scopo. Ognuno di noi nella vita di tutti i giorni si pone degli obiettivi e questi obiettivi altro non sono che il soddisfacimento di determinati bisogni. Il problema è che molto spesso i nostri bisogni vanno a cozzare con l'azione di un nostro simile. Da lì sorge il contrasto, da lì sorge il conflitto. E da lì sorge quindi questa che sembra essere una patologia
delle relazioni umane. Patologia, quindi, da intendersi con accezione puramente negativa. Diceva Sun Tzu: il conflitto è componente integrante della vita umana, si trova dentro di noi e intorno a noi. Ancora Schopenhauer: la vita umana è un eterno conflitto, l'uomo muore con le armi in pugno. Allora il conflitto è solo negatività? No. Il conflitto va inteso anche in termini positivi. Se noi pensiamo alla contrapposizione tra due distinti soggetti, ognuno portatore di personali interessi, bisogni, esigenze, pensiamo anche al fatto che questi soggetti a un certo punto devono prendere una posizione, devono effettuare una scelta, e l'effettuazione della scelta determina la valutazione di un'opzione, determina una separazione. Ecco, è un ciclo vitale, il conflitto diventa un ciclo vitale, una scelta incessante, un'espressione di libertà. Nel testo si legge: il conflitto diventa la lotta degli opposti che dà senso alle cose, permettendo di distinguerle, di differenziarle. È con esso che si evolve e si progredisce. Senza un conflitto non c'è nulla e nulla diviene. Quindi il conflitto diventa un percorso costruttivo. E nell'ambito di questa visione del conflitto come percorso costruttivo, non possiamo non chiederci quali sono gli elementi che possiamo dire contraddistinguono il conflitto. Quando ci troviamo in una dinamica conflittuale, come la riconosciamo? Beh, indubbiamente un primo elemento è il contrasto che si viene a creare tra due soggetti, il contegno di contrarietà che si viene a creare fra due soggetti, il comportamento antitetico fra due soggetti. Ma indubbiamente, e nel testo si valuta ampiamente questa cosa, è l'aspetto soggettivo che risalta nel conflitto. L'aspetto soggettivo inteso come i soggetti attori della dinamica conflittuale sentono il conflitto, come sentono le cause originanti, come sentono l'evoluzione del conflitto, come interpretano la gestione del conflitto. Il conflitto è soggettivo, lo vedremo anche dopo, come lo schema conflittuale in definitiva è uno schema personale di un singolo soggetto. Il conflitto si manifesta attraverso una sequenza fasica ascendente. Abbiamo diverse fasi, abbiamo sicuramente una prima fase in cui la conflittualità è ancora non eccessivamente pronunciata, una fase in cui l'atteggiamento cooperativo può portare a una soluzione soddisfacente della dinamica. Abbiamo poi una seconda fase in cui il conflitto sta prendendo i contorni di una lotta. In questa fase, certo, l'atteggiamento cooperativo comincia a essere un pochino problematico. Diventa sempre più problematico nell'ultima fase, cioè nella fase in cui abbiamo il contrasto che si esprime in tutta la sua violenza. Ma a questo punto ci posso venire una domanda: ma diciamo, il conflitto è parte integrante della nostra vita, ma da dove origina? Beh, le cause originanti possono essere le più diverse. La carenza delle risorse, la prima causa originante, la carenza delle risorse. Lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni, anche nella quotidianità degli avvenimenti che ci stanno riguardando in questi mesi.
le migrazioni economiche sono migrazioni che originano per carenza delle risorse. E queste migrazioni cosa portano? Portano a conflittualità sociale, portano a conflitti interculturali. Le divergenze di ordine etico, pensiamo alle conflittualità che sorgono per divergenze di natura religiosa, di credenza religiosa. Ricordo anni addietro tutto il battage mediatico che si fece sulla necessità o meno della presenza di un crocefisso nelle aule didattiche. Anche quello portò a una conflittualità molto forte da un punto di vista sociale. Se poi da un piano fisico volgiamo la nostra attenzione a un piano più propriamente metafisico, ecco che gli studiosi individuano una serie di cause originanti che possono essere raggruppate, si vedranno poi bene nel testo, in quelli che vengono chiamati fattori individuali. Il conflitto nasce dalle divergenze in ordine ai valori, alle convinzioni, alle dinamiche inerenti allo stato di bisogno, i fattori situazionali, il grado di interdipendenza, i fattori organizzativi, le discipline che strutturano una determinata comunità sociale. È chiaro comunque che, ed è diciamo risaltato già prima, che il bisogno rappresenta comunque uno delle fonti primigenie della nascita del conflitto. Insomma, chi si occupa quotidianamente di psicologia ricorderà la piramide di Maslow, la sua costruzione relativa alla classificazione dei bisogni primari per l'individuo, i bisogni fisiologici, i bisogni di sicurezza, i bisogni afferenti alla sfera sentimentale, i bisogni cognitivi, i bisogni estetici. Tutti questi bisogni, questa classificazione porta alla diciamo, individuazione di una serie di bisogni per cui sul disfacimento i soggetti possono entrare in conflitto. Dicevo prima, non bisogna dimenticare però che ogni soggetto ha un personale schema conflittuale. Ognuno di noi vive il conflitto a suo modo. Ognuno di noi vive la dinamica conflittuale a suo modo. Perché? Perché lo schema conflittuale di ognuno di noi risente di parametri che sono solo soggettivi, sono propri dell'individuo. Penso all'orientamento emotivo individuale, il modo di relazionarsi con l'altro soggetto. Penso alla personale percezione della scarsità delle risorse disponibili. Penso al ricordo di precedenti esperienze avute con la controparte. Ancora la percezione degli interessi altrui, alla valutazione circa la possibilità di intraprendere una relazione più o meno duratura con l'altra parte. E questa personalizzazione può portare a una tipologia conflittuale la più varia. Abbiamo allora conflitti emotivi, conflitti di interessi, conflitti di valori, conflitti di dati. Potremmo dire ancora molto su queste cose, poi gli illustri relatori che mi seguiranno approfondiranno ancora di più. A me preme dire questo: un dato è fondamentale, reprimere il conflitto è profondamente sbagliato. Non bisogna mai reprimere il conflitto,
nonni dicevano non bisogna mai far covare il fuoco sotto la cenere, e rende l'idea. Un approccio che tende a negare il conflitto porta inevitabilmente a un'escalation del conflitto stesso, con conseguenze a volte irreparabili da un punto di vista relazionale, emotivo e sociale. Bisogna invece cercare di vivere il conflitto in maniera positiva. Come? Ecco, qui abbiamo fra noi avuto l'onore di conoscere oggi uno scienziato del linguaggio. Come bisogna vivere positivamente il conflitto? Con la giusta comunicazione. Bisogna comunicare con la controparte, evitando il ricorso a condotte minacciose. Bisogna cercare l'atteggiamento cooperativo, eventualmente facendosi aiutare anche da un terzo che possa cooperare con i soggetti al fine di farli addivenire a una adeguata soluzione della vicenda. L'ottica win-win, dicono negli Stati Uniti. E come fare questo? Com'è possibile? Ebbene, gli studiosi che si occupano di queste tematiche dicono: bisogna tralasciare le posizioni tipiche delle fasi processuali per concentrarsi sugli interessi. Molto spesso una posizione nasconde tanti interessi, e questi interessi possono essere condivisi tra i soggetti in conflitto al fine di permettere che entrambi sentano di aver vinto. Il processo, e lo dico da avvocato questo, il processo da un punto di vista di conflittualità sociale è profondamente sbagliato, perché è un processo di vittoriosi sui vinti. Con questo non voglio dire, per carità, che in alcune situazioni non sia purtroppo necessario, però ridurre la soluzione della conflittualità sociale esclusivamente con gli strumenti processuali è profondamente sbagliato, anche perché, dicono gli studiosi dell'Harvard Negotiation Project, Fisher, Lewis e Patton, nel processo i primi attori non sono i soggetti, sono gli operatori. I soggetti vengono lasciati in disparte, i veri attori del processo sono i giudici e gli avvocati. Le esigenze dei cittadini, le esigenze dell'utenza, se così la vogliamo chiamare, da un punto di vista puramente tecnico, vengono meno. E allora il problema è come riconoscere gli interessi di una parte. Beh, Fisher dice un qualcosa che io dico spesso come mediatore familiare nell'ambito delle dinamiche conflittuali di coppia: impariamo a vestire gli abiti della controparte. Prima istanza, impariamo a vestire gli abiti dell'avversario, se così lo vogliamo chiamare. E in secondo luogo, una seconda strategia è quella di chiederci: ma perché la controparte non assume una decisione per me potenzialmente favorevole? Qual è la motivazione? Ecco, impariamo a porci delle domande, e a quel punto, a chiudere velocemente, dobbiamo chiederci: ma se il processo non è il modo più consono per la soluzione di una dinamica conflittuale, allora quali sono le tecniche più sane? Indubbiamente
quelle della negoziazione, mediazione, cioè quelle basate sull'approccio cooperativo, eventualmente quelle basate sulla rinuncia, laddove rinuncia non è da intendersi come atteggiamento obbligativo, rinuncia da intendersi come ricerca della composizione di una conflittualità fra due soggetti in modo tale che entrambi sentiamo di aver vinto. Io racconto nei miei corsi relativi alla mediazione civile, racconto sempre, i miei collaboratori lo conoscono bene, racconto sempre di un aneddoto, ma lo riporto perché fa comprendere la diversità dell'approccio processuale rispetto all'approccio cooperativo. Racconto sempre di una mediazione a cui ho assistito personalmente, in cui si discuteva circa un conflitto molto, molto, molto piccolino a livello di portata, cioè quei due contendenti discutevano per una questione di principio, erano due contendenti confinanti, discutevano per una questione di principio su chi avesse dovuto ospitare sul suo muro dell'abitazione il contatore dell'energia elettrica. Ne era nata una querelle indescrivibile da una sciocchezza. Il mediatore, molto bravo, le peggiori del mondo, il mediatore molto bravo ha percepito, cercando di andare a scovare l'interesse delle parti, che un grande cruccio di uno dei contendenti era quello di non sapere dove mettere la bicicletta la sera quando tornava a casa. L'altro aveva un box. L'ha buttata lì. È stato geniale, l'ha buttata lì. E ha detto: ma se tante volte ti fa ricoverare la bicicletta nel tuo box, lo prendi te il contatore. 10 secondi il conflitto è finito. Ecco, l'atteggiamento cooperativo. Questo è quello che secondo me potrebbe aiutare anche a risolvere la conflittualità sociale a livello di conflittualità macro, non solo micro, quindi a livello di comunità sociale. Spero di non avervi annoiato troppo, vi invito comunque a leggere il testo, vi invito a approfondire le dinamiche conflittuali. Perché approfondire la dinamica conflittuale sta a significare, per certi versi, conoscere anche meglio noi stessi. E conoscere meglio noi stessi ci porta anche a vivere meglio la vita che ci troviamo di fronte. Un grazie a tutti. Un grazie a tutti. Ok, grazie. Non posso mettere la cosa così.